Allora, siamo con il capitano Raffaella Di Bello, a margine della sconfitta della Salernitana, la seconda consecutiva. Allora, Raffaella, in settimana hai parlato di una squadra mix tra esperienza e gioventù. Si sono visti queste caratteristiche oggi della squadra? Sì, il gruppo è nuovo, molto giovane, eterogeneo, perché molte vengono dal calcio a 11, quindi si è visto che in qualche occasione abbiamo peccato di ingenuità, di... stavamo vincendo 3-1 e forse lì l'esperienza ci avrebbe aiutato e forse portati questi primi 3 punti. Quanti, come chiesto al mister, dei meriti della Salernitana in questa sconfitta e quanti meriti della Venus? Allora, la Venus ha saputo fare bene, cioè nel senso che ha saputo cogliere ogni occasione di errore nostra e di ingenuità, ha portato un gol. Noi invece abbiamo forse sprecato molto e quindi niente, quindi questo vince chi fa più gol, tutto qua. Però non posso dire che le due squadre, diciamo così, entrambe giovani, entrambe due squadre comunque che secondo me potevamo fare anche di più noi, proprio per questo gruppo eterogeneo, mancanza di esperienza, mancanza di qualche giocatore che di più, esatto, sì, quello sprint in più forse avremmo dato un po', fatto meglio. La tua è stata una prestazione comunque sontuosa, tante parate, anche decisive in alcune circostanze. Non sei d'accordo su questo? No, non sono d'accordo, perché forse oggi nel campo è stato un po' qualche rimpallo un po' difficile, sfortunato, sì. Però diciamo così, doveva andare così. Non rammarico niente, diciamo, degli avvenimenti di per sé singoli. L'unica cosa è che dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare, dobbiamo metterci sotto. Questo è un altro. Io non dico che abbiamo perso, però è un'altra partita che fa bagaglio, fa esperienza e ci serve per andare avanti. Io penso che possiamo fare bene col tempo. Ho fiducia della squadra, ho fiducia nelle ragazze, nel mister e nella società. Quindi io sono sicura che con l'andare del tempo i risultati arriveranno. Quindi a Molfetta per una crescita superiore. Molfetta è una partita, diciamo, di un livello molto superiore, questo sicuramente. Là potremmo vedere molte cose buone, imparare molto secondo me da quella partita, gli errori fatti in queste altre due partite, lavorare su questo e lavorare sulla partita di domenica, che sarà il nostro prossimo obiettivo. Quindi ormai questo è accantonato, via, adesso domenica.